Con una differenza di soli 2.803 punti sui nuotatori della Lacinia, gli anzianotti della Scorpio Nuoto di Cosenza hanno conquistato il primo trofeo Città dei Due Mari, manifestazione di nuoto master disputatasi a Catanzaro Lido nei giorni scorsi. A completare il podio l'ACLI Arbaglia di Lamezia Terme. La manifestazione ha visto la presenza di 175 nuotatori appartenenti a 16 società. La sfida tra le due squadre degli anzianotti di Cosenza e i crotonesi della Cinia è stata combattuta sin dal mattino e ha visto chiudere la prima sessione di gare con un risicato vantaggio da parte della squadra di Crotone, che ha sperato nella vittoria finale. Nel pomeriggio le cose sono cambiate grazie al contributo di tutta la squadra guidata dal mister Giovanni Mazzuca. Il risultato è stato ribaltato. La rimonta è iniziata sin dalle prime battute del pomeriggio, che ha visto l'esordio dei due nuovi anzianotti, Eugenio Ruffolo, che nelle sue gare ha conquistato circa 1200 punti, e Antonello Napolitano Argento nei 50, stile libero nei 50 metri dorso, e Giuseppe Pagliaro, che ha dato il suo contributo con il secondo posto ottenuto nei 200 stile libero. Ottimo risultato invece per Natalino Imbrogno, che nei 50 stile libero ha conquistato l'argento. Positiva è stata anche la prestazione delle quote rosa delle anzianotte, che nelle loro gare, nelle rispettive categorie, hanno conquistato tutte la prima posizione del podio. Insomma, ricchissimo è stato il bottino delle medaglie conquistate dagli anzianotti, per un totale di 47 medaglie, di cui 24 ori, 15 argenti e 8 bronzi. Il prossimo appuntamento è previsto sempre in Calabria a metà febbraio per i campionati regionali.